Ciao a tutti, benvenuti al post partita di Parma Udinese, finito 2-3 per l'Udinese. Allora, come vedete stasera sarà un commento lungo, credo, come capita spesso, in chiaroscuro. Commento in chiaroscuro per, diciamo, esprimere le due facce del Parma, le due facce, quella bella e quella brutta. Allora, non ho fatto il commento post partita di Lecce Parma perché non avevo molto tempo, ma anche perché non me la sentivo, perché giudicare una partita del genere è praticamente impossibile, nel senso che quando ti trovi perde 2-0 e poi vai a vincere gli ultimi minuti, diciamo il mio commento non sarebbe stato obiettivo. Detto questo, partiamo con quello di stasera. Allora, molto male, ma vi ricordo che questa cosa qua l'avevo detto fin dall'inizio. Non esaltiamoci tanto perché noi abbiamo un grosso difetto in questa squadra e i più scettici diranno no, è presto. E tanti altri dicevano no, ma non è vero assolutamente, siamo una squadra da Champions League. Quasi. Adesso la verità viene a galla e adesso ve la illustro molto bene. Credo che chiunque potrà capire il mio pensiero. Che spero che non varrà per le partite a venire, però ho dei brutti presentimenti. Allora, partiamo. Io qua a qualche punto stasera me lo sono fatto dire la verità. Allora, partiamo col fatto che io avevo chiesto a Kraus in questa squadra, che per me per la A era già un'ottima squadra, avevo chiesto però di fare qualcosa per un reparto che invece non va bene e non andava bene. Andava bene per la B, vale la pena, e cioè la difesa. Ho chiesto di comprare 1-2, ma 2 centrali buoni, buoni di categoria. Puntualmente non è stato comprato un bel niente, a parte Leoni, che è una giovane promessa, dovrebbe essere anche buono, ma ancora non l'abbiamo visto. Adesso cosa succede? Succede questo. Partiamo col dire che adesso vi stupirò. Io vi dico che questa squadra qua, nonostante tutto quello che abbiamo visto fino adesso, con 12 gol subiti in 6 partite, vedete un po' voi, ok? 12 in 6 partite, questa squadra sarebbe, secondo me, con una difesa a posto, come vi dicevo, con una difesa messa a posto per poter competere in A, sarebbe in zona Europa League, si potrebbe giocare l'accesso all'Europa League. Quindi ditemi voi cosa vi sto dicendo. Invece, così com'è, si può giocare l'accesso a rimanere in Serie A. Ok? Ecco, questo è. Andiamo, diciamo, a analizzare la partita. No, la partita, però, non sto a dire le variazioni, i vari gol, in particolare due sì, però da questa partita, secondo me, Pecchia deve cominciare a ragionare un attimo, perché non è possibile continuare in quella maniera qua. Allora, abbiamo innanzitutto per me ormai appurato che Miaila deve fare la panchina e deve salire Anquist. Vediamo perché, te lo dico subito il perché. Perché quel ragazzo lì, tutte le poche volte che è stato chiamato in causa, a parte aver fatto anche gol, ok? Questo qua c'ha la tecnica quasi di Dennis Mann, dico quasi, magari poi ce l'avrà anche uguale o di più. Tiene palla benissimo, vede benissimo i compagni, ok? Sa dialogare in modo stupendo con i compagni, non perde un cazzo di pallone. Di contro cosa abbiamo? Ah, dimenticavo, scusate, è veloce tanto uguale a Mann e a Miaia, secondo me ci cala poco, se non, ecco. Quindi è veloce. Quindi Miaia uguale a lui ha solo la velocità, basta. Non credo che abbia nient'altro, perché non parliamo di tiro o tecnica, perché proprio non ci siamo, in confronto hai un altro Dennis Mann con Anquist, un'altra fascia. Quindi, prima cosa, Pecchia, adesso cosa puoi fare? Hai scoperto, spero, che Anquist vale 3 Mihail, ok? Quindi Mihail deve scendere e questo qua deve giocare titolare, questa è la prima cosa. Poi dopo, se per caso non l'hai mica capito, faccio notare a te e a tutti quanti all'ascolto, quei pochi ma buoni, faccio notare che Osorio, ok? Osorio e Balog fanno cagare. Cagare, va bene, ok?
Perché è molto semplice, sono giocatori che vanno a malapena bene per fare una difesa in Serie B, ok? Difesa in Serie B che in realtà non andrebbero neanche bene per la B ma per la C, perché? Perché in B noi eravamo talmente forti, prova è che il nostro centrocampo e attacco va benissimo anche in Serie A, che ammazzavamo il campionato quasi, e quindi in difesa c'era poco da difendere, nel senso che la maggior parte delle volte la palla stava dall'altra parte. Quindi potevi averci chiunque, anche me a 50 anni, in difesa, che sicuramente non avevi grossi problemi. Quindi, ingiudicabili, perché, ripeto, hanno dovuto fare poco o niente. Adesso che sono in A, cosa abbiamo visto in questa partita? Abbiamo visto una vera schifezza, delle porcherie assurde. Abbiamo visto in questa partita, per esempio, un bel gol, beccato ancora di testa, tanto per cambiare, che ormai lo sanno cani e porci, ormai che basta buttare un pallone in mezzo fatto bene e questa squadra è vulnerabilissima sui palloni alti, no? Quindi cosa fanno? Buttano i palloni in mezzo e Balog e Osorio, cioè, sono veramente penosi, e poi troviamo praticamente che Balog, nell'occasione del gol, dove c'era dall'altra parte, c'era Valeri, praticamente l'attaccante svetta indisturbato a metà fra loro due, poi Balog alza le mani come dire che cazzo, devi andarci te, no? Che cazzo. Quell'altro dice, ma scusa, io sono un nano, perché ci devo andare io? Scusa, è il tuo posto il centrale, mi chiamo Valerio, gioco sulla fascia, per caso non lo sai, sono appena rientrato, che mi ero fatto male, e gioco sulla fascia, non sono centrale, quindi lì in mezzo c'è l'uomo, è tuo, cioè sveglia. Risultato, becchiamo gol. Poi comunque non siamo mica contenti perché noi, figa, riusciamo con un attacco pazzesco a ribaltare tutto. Arriviamo a 2-2, ma giustamente appena abbiamo fatto il gol del 2-2, oltre al gol sbagliato da Somma, che è tipo un rigore che io non so perché viene ancora vendita adesso, cosa facciamo? Ponti via tre passaggi dal centrocampo e Osorio dice, ma qua c'è per caso un attaccante del Cagliari? Ma è l'unico che sa, ma che cazzo vuoi che faccia? Questo qua scatta piccolo in profondità, lui giustamente non lo segue perché non vuole mica faticarsi e quindi praticamente becchiamo il 3-2. Cioè, ma in un modo, ma talmente da pollo, che dire che è un difensore, ma ragazzi, ma io lo chiudevo buttandomi indietro di tacco. Ma porco d'un zio, ma c'è un giocatore centrale che può scattare ed è lì di fianco a te. Ma ce n'è uno, non è che ce ne sono 60, ce n'è uno. Pallone in profondità, lui immobile a cercare di fare il fuorigioco, stare, sai, non si sa mai che ti venga giù l'ernia, Osorio, no? Risultato 3-2 del Cagliari, ma in un modo che neanche il Fidenza, ma quel Fidenza in confronto sono della Champions League, cioè, ma non puoi mica prendere dei gol in quella maniera di maggiore, giochi in Serie A, lo so, tu dirai, ma io sono lì, ma non certo per meriti miei, ho capito, ti hanno schierato, sei fortunato, Osorio. Però niente, quindi la difesa fa schifo in una maniera inguardabile, ma praticamente mi riferisco alla zona centrale, attenzione, io non voglio dare addosso le croce né del Prato e né Koulibaly, cioè le fasce le lascio stare, il problema sono i centrali che non esistono. Tolt Cercati si è fatto male, abbiamo perso l'unico decente che c'era, perché gli errori li ha fatti anche lui per l'amor del cielo, però si vede che può veramente arrivare, può maturare e fa delle partite anche molto belle. Abbiamo perso lui, purtroppo era già accompagnato da dei brocchi, adesso i brocchi sono rimasti anche da soli e quindi potete immaginare. Adesso, cosa posso dire? Vi dico un'altra cosa, vi dico un'altra cosa. Vi ricordate le prime partite che faceva il Parma, le prime qua, sapete quando abbiamo vinto roboanti col Milan e tutti, cazzo che Parma, tutti esaltatissimi, a Napoli ci è andata male, no? Cioè, nel senso, prima e due o tre partite incredibili, sfortuna, anche sfortunate, e tutti a osannare. Io ho detto, ragazzi, calma, sono contento anch'io, ma calma, perché un attimo abbiamo avuto anche del culo, ok? Tutti, ma no, grande Parma, eccetera, io trovate la difesa, attenzione, perché... E sapete perché dicevo così? Perché io adesso mi sono fatto l'idea, sapete perché adesso abbiamo cominciato a prenderla nel culo? È semplice. Perché ci sarà, per l'amor di Dio, i giocatori si vorranno bene, però cosa succede? Succede che quando tu scopri che la tua difesa, se attaccata, è un colabrodo, no?
Tu attaccante centrocampista, cosa fai? Ma anche senza volere, perché ti dice di andare a fare pressing, eccetera, ma senza volere, poi ti tieni un po' indietro, perché dici questi brocchi qua, se appena passano tre palloni è un gol. Quindi, finché abbiamo avuto quel pressing furibondo delle prime 2 o 3 giornate, poi finita lì, allora noi tenevamo la squadra dall'altra parte della metà campo, la difesa soffriva poco, ha avuto che un po' di culo a non beccare alcuni gol, evidentemente qualche scricchiolio si capiva che poteva esserci, però bisognava vederci bene, no? Io avevo visto i pericoli che c'erano, qualcuno vedendo le vittorie, vedendo che comunque figa bel gioco, eccetera, non faceva caso a questo dettaglio. Però, guarda caso, quando abbiamo smesso di fare il pressing forsennato, perché adesso ci caghiamo in mano e quindi andiamo a cercare di difendere, oltre che di attaccare, sfinendo poi i giocatori, perché ovviamente non ce la fanno mica a fare le due fasi, no? Adesso che subiamo l'attacco degli avversari, no? Vediamo che la difesa è mega vulnerabile, ma ce ne siamo accorti adesso di avere una difesa che manco veniva attaccata in B e quindi non l'abbiamo neanche provata in B perché aveva una squadra talmente forte dall'altra parte, centrocampo e attacco, che la difesa era inesistente in B, non serviva un cazzo. Ci siamo ritrovati adesso che quando veniamo attaccati ci siamo resi conto che 4-5 palle gol, cioè scusate, 4-5 occasioni, azioni e sono un paio di gol. Beccati, subiti, gol tra l'altro molto simili, quasi tutti uguali, dei gran gol di testa da soli, come dei cani indisturbati, ok? E niente, andiamo avanti così. Ok, ora mi direte cosa si può fare? Si può fare che qualche coglione che in società, diciamo, porco d'un cane, ma tiri fuori 20 milioni, mi prendi i due centrali buoni di categoria che ti avevo chiesto, e che semmai non solo io avevo chiesto, e te a questo punto c'è una squadra che può puntare all'Europa League subito, perché ragazzi noi, non so se l'anno prossimo avremo ancora Bernabé, Dennis Mann e quell'altro, chi è? E Bonny, cazzo, non ce li abbiamo mica più, perché vanno via, ma è ovvio che vanno via, no? Quest'anno se c'era la difesa, te andavi in Europa League, porco d'un zio. Perché là davanti siamo forti, centrocampo siamo forti, ragazzi abbiamo fuori anche Steves, che è fondamentale per questa squadra. Ok? Ecco, cosa possiamo fare? Semplice. Allora, caro Pecchia, primo, fuori Mihaila, dentro Anquis tutta la vita. E questo assolutamente. Poi, Leoni, ma che cazzo stai aspettando a schierare Leoni? Dunque, le abbiamo pagato 1 miliardo di milioni di euro, ok? E adesso 6 partite non ha fatto un minuto in campo. Ma porco cane, ma ragazzi, ma oh, ma non è che hai comprato uno a 200.000 euro, dici vabbè, lo tengo lì a marcire in tribuna. Hai preso Leoni, che è un giovane più promettente che c'è, no? Che ha fatto benissimo nella Samp, no? E che lo devi provare, ma almeno provalo, hai speso 10 milioni, quello che sono, provalo, no? Cioè, d'altronde cos'hai da perdere? In difesa c'hai i burattini, le marionette, le scimmie, non so chi altro chi, dei polli, non lo so, vedi te. Chi c'hai? Nessuno c'hai in difesa adesso, in questo momento. Fuori Cercati, che è fuori, purtroppo non c'hai nessuno. Quindi devi prendere Leoni, caro Pecchia, ok? Devi prendere Leoni e farlo giocare, ma anche dal primo minuto, che cazzo me ne frega? Sai a che età ha giocato Paolo Maldini? Boh. Allora, Leoni non sarà Paolo Maldini, anche se io me lo devo augurare, perché visto come siamo messi adesso, devo augurarmi che questo qua sia un fenomeno. Ok? Comunque, dobbiamo vederlo, mettilo subito in campo, perché è già tardi, 12 gol subiti in 6 partite. Peggio di così credo che non puoi fare. Metti dentro Leoni, lascia sempre Anquis titolare, d'ora in poi, lo metti lì finché è stanchissimo, magari vuole il cambio con Mihaila, magari alla fine glielo puoi anche mettere su. Ok? Quindi, queste due pedine le hai. Anquis, vabbè, è una garanzia, in confronto a Mihaila è una garanzia, con Mihaila c'hai un mezzo uomo in meno, se non uno intero, una partita sì, una no, o anche di più. Metti su Anquis, Leoni lo provi subitissimo, ma immediatamente, ma proprio neanche da pensarci, ok? Poi cosa puoi fare? Per il resto purtroppo non te li hanno comprati, quindi devi dire, cara società, mi prendi Manolas sul mercato degli svincolati, mi prendi uno di questi qua, perché ne ho bisogno come il pane, di gente con esperienza,
che si affianchi, che faccia vedere come cazzo si fa a fare il centrale, che magari non si muove più come prima, che magari però le palle in mezzo di testa comunque le prende, perché queste basta essere immobili per riuscire a prenderle. Non è che devi marcare, che so, Svaraschelli e Leao che arrivano lì, ti puntano, ti sa. Sì, ok, lì magari ci resteranno dentro, ma almeno cazzo su un cross, cioè su un cross non si può non riuscire a respingere il pallone, dai là. Ma come cazzo si fa? In mezzo soli, un'infilata, uno fa un passaggio, Osorio è lì di fianco e immobile, curava davanti e segna. Con la facilità, come far gol a un bambino, te la prego, comodi, segna, dai. Cioè, boh. Quindi ti ripeto, io non so Pecchia cosa ha fatto per firmare il contratto, se gli ha detto ma prendetemi un loncino qualunque, mi accontento. Tanto in difesa c'ho dei fenomeni incredibili, c'ho Maldini, cosa, Baresi, Cannavaro, eccetera, e quindi sono già a posto così. Oppure si è detto, vabbè, dai, questo qua calciomercato che mi avete fatto fa veramente schifo, mi avete solo preso un giovane nuovo e vedrò di fare quello che posso. Io non lo so cosa gli hanno detto Pecchia, però io ti prego, Pecchia, ragiona, perché veramente insistere con Mihaila è sbagliato. Lo puoi far giocare ogni tanto, però purtroppo non possiamo aspettare la gente a vita, perché Dennis Smalt comunque intravedevi, ok? Non era altruista, non giocava con la squadra, però i numeri vedevi che ce li aveva, la tecnica la vedevi. Qua io si aspetto di vedere la tecnica in Mihaila, aspetto quando sono andato in pensione, cioè. Non lo so, hai capito? Cioè, io Heinkes l'ho visto giocare quelle poche volte, ragazzi, lo vedi subito, dai, come tocca il pallone, cosa suole, che colla, sposta, come fa Dennis. Cioè, sembra una fotocopia di Dennis, ok? E quindi non sarà proprio il livello di Dennis in questo momento, ma se consideriamo com'era Dennis prima e come è maturato in questi anni, questo qua parte già così, cazzo, voglio dire, ma c'è anche da pensarci, prendi Heinkes e questo qua è sempre titolare. Basta, io vi dico solo che qua abbiamo avuto anche del culo fino adesso, perché anche fare 2-2 a Lecce, cosa dovevo commentare? Grande Parma, che gli ultimi 3 secondi, 4, ha fatto 2 gol, figa, che cuore! Che cuore? Eri 2-0, la partita era finita. Ok, ti è andata bene, ma non è la prima volta. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di come abbiamo fatto sti cazzi di 5 punti? Perché a parte la partita stellare col Milan. Però, ripeto, questa squadra viaggia sul fondamentale del pressing alto. Se fa un pressing alto talmente forte che l'avversario non riesce ad avere occasioni per giocarsela nella metà campo nostra, dove ci sono i brocchi di Osorio, Balog e compagnia in difesa come centrali, bene, e allora può ammazzare chiunque. Ma chiunque, specialmente con le grandi, può far meglio che con le piccole. Perché, capito, magari vai di rimessa, eccetera, e quindi sono lì chiusi un po' in difesa per ripartire, no? Veloci in contropiede come sanno fare. Ma se invece vengono attaccati, che non gli fai pressing, gli consenti all'avversario di giocare come fatto con l'Udinese, come fatto col Cagliari, come fatto con Lecce, becchi su, ma becchi su, hai una difesa da serie C, C non B, è difesa da C. Era l'attacco da serie A e il centrocampo da serie A che ti sosteneva in serie B, che faceva sì che la difesa rimanesse, diciamo, indenne. Ma lo volete capire o non lo volete capire? O continuate a dire che Osorio è un fenomeno, gioca in nazionale, ha marcato questo e quell'altro ed è un fenomeno, e Balog sta crescendo, che grande giovane. Ma che cazzo dite? Ma li vedete che gol che beccano? Ma ci credete che a 50 anni quelle palle lì di testa mi facevano gol? Magari, ok, magari mi facevano gol di testa, ma io ero lì di fianco alla sua testa, quello che segnava di testa, va bene? Non ero 2 metri, perché star vicino all'uomo e marcarlo non è difficile. Dopo, ripeto, è più forte di testa, mi prende il tempo, ok, o svetto di me, tutto quello che volete, becchi gol. Ma io non mi incazzerei più di tanto con Balog e Osorio se venissero sovrastati dall'avversario, ma fossero lì a mangiargli la testa, capito? Ma invece sono proprio fuori posto completamente, cioè loro sono qui l'avversario a 2 metri, equidistanti fra l'altro, neanche uno che per sbaglio ci fosse sull'avversario, no? E allora,
Continuiamo così, ma voi andate pure a vedere i gol che abbiamo preso, cioè tra Lecce e Udinese, cioè è tutta la stessa pasta, eh? Cioè, c'è tutta la stessa pasta i gol, tutti uguali, cioè non è cambiato assolutamente niente. Allora, continuiamo a non far giocare Leoni, che magari è gramo da matti, ci credo poco, però metti pure che, ma cazzo povero, ce l'hai lì, 6 partite, non ha fatto 6 minuti, no? E allora io questa cosa qua non la concepisco. Cioè, io se fossi Krauso, chiunque, hai comprato e pagato un giocatore così tanti milioni, no? Come se fosse Maldini in erba, ok? Figa, fallo giocare. Cioè, ce l'hai lì. Cioè, ma non ti dico mica fargli fare 90 minuti il primo giorno, ma non ha fatto neanche 3 minuti, 6 minuti in 6 partite. Questo non è normale. Perché come se fosse quasi escluso. Lo so che all'inizio era un po' infortunato, eh? Non, adesso non ho fatto i saputelli, ma in 6 partite adesso può giocare 6 minuti. 6, 15, mezz'ora, me lo fai vedere come cazzo gioca questo qua? O no? Boh, e questo per Leoni. Anquist, abbiamo aspettato anche troppo, perché, scusa Pecchia, ma l'allenamento lo vedi? Cioè, lo vedi come gioca Anquist in allenamento o fai finta di non vederlo? No, perché se mai fai finta di non vederlo, perché già avendolo fatto giocare così poco fino adesso, perché o sei d'accordo con Beccali che deve per forza giocarmi Heinemann, allora vabbè, o te l'hanno imposto e allora c'hai ragione tu. Ma se non te l'hanno imposto, Anquis deve giocare tutta la vita, ragazzi. Cioè, è forte come Dennis questo qua, eh? E se no, siamo lì, eh? Cioè, ragazzi. E poi vede molto bene anche i passaggi per i compagni. Tecnicamente fai fatica a rubargliela, ragazzi, cosa vogliamo di più? Bonni, poveretto, si danno l'anima, zio caro, ma cioè, in attacco comunque possiamo andare bene, però il pressing che c'era prima furioso non c'è più. Secondo me, vi ripeto, perché psicologicamente adesso hanno paura di scoprire la difesa, però o ti metti compatto in difesa, la vecchia maniera d'aversa e contropiede, cosa che non stiamo facendo perché Pecchia, ah, noi dobbiamo giocare con la leggerezza, sì, con le più leggeri di così. Cioè, Osorio e Balog vanno a dire: ma prego, accomodi, ti segna, più leggero di così, cosa vuoi? Più leggero fai direttamente, vai negli spogliatoi e lascia segnare gli avversari. Oppure manda Osorio e Balog in attacco e lasciamo uno in difesa, il portiere da solo. Questa è la leggerezza. Ma figa, giocano anche troppo leggerezza, più leggerezza di così. Sì, in Serie A, se giochi con questa leggerezza, ti fanno quel cazzo che ce n'ha voglia. Insomma, dai là, devo definire leggerezza. Che leggerezza? Qua devi giocare con gli artigli, no? Con dentro la benzina, infiammabili, scocciare gli avversari. Vi saluto, ragazzi, alla prossima e speriamo che Pecchi abbia capito. Ciao.